Ciao a tutti ragazzi da Iron Farm, ben ritrovati in questa 44esima puntata della serie. Finalmente questa sera siamo in 4, allora salutiamo per iniziare Marco. Ciao, ciao a tutti. Ciao Red Strike 89. a tutti. E da ritorno dall'Amazzonia insieme ad Arbos è arrivato anche finalmente Lele. Sì, ma non dirlo troppo forte, perché... È arrivato ragazzi, ma molto presto ci lascerà perché sta per crashare. Dunque, crashato. Speriamo di no. O crasha o sono io che lo sventro. Esatto, no, comunque Ciao a tutti. la connessione va malissimo, sono sicuro che crasherà. Anche perché se dico il contrario crasha veramente, quindi non portiamoci sfiga da soli. Allora ragazzi, in questa puntata allora ho mandato un po' avanti il tempo perché nella scorsa puntata abbiamo finito che era sera tardi. Mandato avanti il tempo e piove, quindi giornata fantastica, non possiamo finire di trebbiare, quindi dobbiamo inventarci qualcos'altro. Allora io manderei Red Strike a fare cippato, perché visto che non si può trebbiare, ci diamo dentro con la Ma legna. guarda che mi ha già fregato la pala. Veramente ti volevo schizzare io. Mentre Mark e Red, mentre giocano Lele. nel gioco, andranno avanti a vendere l'insilato, che visto che ce l'abbiamo qua da vendere, vendiamolo. Un po' di soldi li facciamo che non guastano assolutamente. Mando avanti un po' il tempo a 15 per, che spero di averlo, sì. Siamo a 15 per e nel frattempo che loro fanno queste cosette qua, io mi prendo lo Steyr. Laghettino. Laga. 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 Colpa di Cioè, Lele. comunque era Mark e Lele, non Mark e Red, Marco e Lele, scusate, ecco, ormai che non non sono più. confondiamo un Ma non po', sono più va. abituato ad averti in serie, quindi è strano, tipo, Ok. non mi viene. Balza, Ma balza. scattoni. Balza Lele. Balza, balza. Allora, No, no. che cosa stavo dicendo? Sì, che io mi sposto allora il bancale di uova, perché c'è una pedana di uova pronte da vendere, che però non stiamo lì ad ogni pedana andare avanti e indietro, ma aspettiamo di accumularne qualcuna. E c'è anche quella di assi di legno pronta, quindi andremo a spostare anche quella. Mi vedete un attimo impedito, ragazzi, perché sto facendo, come al solito, la mia guerra del volante. Che Non l'avevi messo a stasera posto. l'avevo messo a posto, ieri sera mi metto lì a... Mi sono preparato un salvataggio, diciamo, per fare una presentazione. E ero lì che gironzolavo su una mappa perché volevo presentare una mappa. E vedo che Bam. continuo a spostarmi sempre verso destra, no? Come se avessi il volante girato. Stacco il E la volante. convergenza? Avevo un problema di convergenza. È Scollego la il convergenza. volante e vedo. Anzi, no, scollego prima il pedale e mi sposto comunque verso destra. Perché anche i trattori mi andavano in retromarcia da soli. Io scollego il pedale e vedo che non ho più il problema della retromarcia, ma mi sposto continuamente verso destra. Scollego il volante e continuo a spostarmi verso destra. Ora riavvia e controriavvia e tira e molla, tira e molla. Alla fine adesso non ho che, non so che cavolo ho combinato, non funziona più niente. Cambiare, Allora, Giovincelli, dove sono? Ecco, adesso finalmente mi sono trovato. sbagliato bunker io. Sono andato direttamente contro il muro. Perfetto, quindi stiamo andando tutti alla grande. Ma io vado a scattoni. Cioè, boh. Ecco, ecco, ecco. Anch'io. Ah, ma c'è qualcosa che non va, ho perso il caricatore frontale in corsa. Ma veramente? Poi vedrete. Allora sei tu che ci fai la gara. Ma non lo so, io stavo correndo tranquillo, allegro. Ho perso il Cioè, caricatore frontale. non è che invece che io di crashare eri tu che mi sbattevi fuori, eh? Ma no, non si sa mai, eh. Mai dire mai, magari è proprio io che ti sbattevo fuori. Comunque stiamo laggando come se il ping fosse tipo a 800. Sì, è vero. Ma sai cos'è secondo me? Ma secondo me la Secondo pioggia. me è che c'è la stazione delle uova vicino al biogas. Dici? Secondo Secondo me è Io sono quello. distante da voi, eh. Secondo me è la pioggia che riempie il lag. Straripato. Esatto, vi fa laggare. Allora vai avanti col tempo, veloce. Ma finalmente che piove, che diamo un po' da bere i campi, faccio un andamato in tempo. E lava anche i mezzi. E lava anche i mezzi. Sì, Ma si è lavato tanto. giù per fortuna anche il massi perché faceva schifo.
Beh, anche il tuo ma case, quello fa schifo anche pulito, cioè non, cioè, non è che... in più puzzava anche dall'altra volta. Esatto, perché l'altra volta ha fatto un bagnetto nell'etame, giusto per... profumo di rose. Ma voi che siete lì, è ripartito la stazione di confezionamento? Pirata? È la stazione di confezionamento uova, boh? Chi lo sa? Boh, se solo da vedere. È solo da vedere. Il tempo a 15 per, vi basta? Sì. No, credo di sì. I soldi crescono, sì? Non lo so, perché ho tolto gli UD. Adesso li rimetto un attimo, così vi dico. Sì, è partita, c'è la cinese che lavora qua. Boh, la cinese. Andiamo a dargli un colpetto. Dobbiamo trovargli un nome a sta cinese adesso. Beh, il cognome è facile, U-H-U. Si chiamano tutti così. Cinciun Lai. Boh. Un colpetto, una sventrata, via, a posto. Allora... Dove andiamo, cosa facciamo? Niente, allora finché io mi vado per campi a posare il trattore, passando vicino al mulino bianco, noi ci ribecchiamo dopo al boschetto che iniziamo a fare un po' di cippato. Allora ragazzi, abbiamo svuotato la vasca del biogas e abbiamo sfiorato gli 800.000 euro. Ci siamo ritrovati tutti qua nel bosco perché alla fine... Allora, ha smesso di piovere intanto, i ping sono migliorati, ma adesso li andremo a peggiorare andando a cippare. Però almeno non va peggio di prima. La vasca è svuotata, quindi adesso noi ci diamo da fare a far cippato. Allora, come prima cosa vado a buttare giù quello che sta sopra il braccio della ponse, perché... Aio! Infortunio! Infortunio, via. Il ginocchio! Aio! Vabbè, tanto 800 euro può pagarti. Sì, non è un problema, ormai i soldi mi escono da tutte le tasche, ormai i soldi, ragazzi. Non c'è neanche male. E non solo. Non c'è maiale. Eccolo qua. Perfetto. Ciao, dedo sul lago. Abbiamo già il fresatore addetto al cippaggio, eccolo qua che mi viene addosso subito. Ah, scusa. È stato un lag? Sì. Ma sono ancora altini, eh. Io vado ancora a scattoni, cioè ho il ping basso ma vado a scattoni. Ho appena tagliato, c'è da dire, non vorrei che il problema fosse quello. Ma io non credo, sai. Adesso provo, guarda, taglio e vi dico. Dai, butto giù 8 metri di cipatrice. No, aspetta che vado ad accendere la cipatrice. E aspetta io che metto 8 metri di taglio, perché sennò... Un metro? Un po' poco, un metro di taglio. Perfetto, adesso si ragiona già in maniera diversa. Bon, adesso vedo lo Steyr, no? Lo Steyr fermo col caricatore staccato a tipo 3 metri. Soliti problemi del multi, proprio. Anch'io lo vedo così. Ma no! Ma io non vedo neanche i tronchi che hai tagliato. Ah no, adesso li vedo. Per aria, ma li vedo. Perfetto, la camera grande. Forse la situazione è migliorata. È peggiorata. È peggiorata di nuovo. Io vedo un tronco per aria. Guarda, io vedo ancora il tronco qua. Cioè proprio tutto l'albero intero qua per aria. La madonna, andiamo alla grande proprio. Hai fatto pezzi da quanto? Da 8. Ma li vedete? Perché qua ci sono due. Sì. Perché il mio sterno si muove più di qua? Avrà capito chi c'è a manovrarlo. Ma... Dove vai? Oddio! Io ho paura a muovermi. Ha fatto un backflip. Mi sa che i lag non vi fanno molto bene voi due. Ma ha fatto un backflip il trattore. Ma il trattore ha fatto davvero. Cioè, è incredibile. Se mi spieghi che cos'è, magari... Si è girato su se stesso all'indietro. Allora, perché qualcuno ha coperto la cosa?
No, perché... Beh, io... No, qua, qua è ingiocabile la situazione. Adesso io la vedo coperta. Adesso provo a scoprirla. Tasto U. Si è scoperta, sì. E voi come la vedete? Scoperta. Scoperta. E uno la vede così, uno la vede cos'ha. No, scoperta. Scoperta ti abbiamo detto. No, adesso è scoperta adesso. Scoperta, eh. Oh, allora adesso io ho capito. Qua la tra lag e cose varie non mi sento neanche più Skype qua. Oh, io la pinza non si chiude. No, comunque sarà ingiocabile, ma non stiamo né tagliando né cippando, stiamo facendo niente. Secondo me qua è qualcuno che è entrato. Può darsi, si chiama Lele. Vabbè, allora... vuoi che mi butto nel lago? Cioè, cosa vuoi? Sì, ciao, grazie. Allora, adesso facciamo un'ulteriore prova. Facciamo così, adesso stoppiamo un attimo la registrazione. Magari... Sbatti fuori Lele. No, magari... butta fuori. Vi mando a fare, visto che non piove, lavori sparsi per la mappa e magari io ci parlo solo e vediamo se spargendoci un po' migliora la situazione. Allora, altro tentativo di registrazione, tanto abbiamo provato anche a disperderci in giro per la mappa a fare altri lavori, si laggava lo stesso. Allora abbiamo detto laggare per laggare, tanto vale che siamo qua tutti insieme e facciamo quello che si riesce. Laghiamo tutti insieme appassionatamente. Dai, mi tolgo. Quindi io vado avanti con calma a tagliare alberi e loro con calma piano piano riempiranno il rimorchio dissipato e vediamo che cosa riusciamo a combinare tutta la sera. Vai. Vai, vai, Red. Che ho capito che qua un po'... 1107. Ben poco riuscirà, eh sì. Per una volta che finalmente siamo in quattro abbiamo deciso di fare una cosa più bella del mondo. Esatto, la cosa più bella del mondo. Però era un lavoro che volevo fare perché così volevo disboscare finalmente tutti sti alberi per arrivare a... Ma veramente? Ma sei uscito tu o sei crociato? Ma vaffanculo, Mark. No, lei l'ha crashato. Ma è Mark che l'ha scritto. Ah, questo. Che pirro. Ma io volevo capire una cosa, perché la perché mi ha fatto i pezzi corti. Eppure dice 8 metri. Oh, ma sono con la legna, ci sono ancora dei bug allucinanti, eh. Patch 1.4 ha i suoi problemi con la legna, perché mi sembra che sia peggiorato molto con la patch 1.4. Adesso ho visto bene il messaggio. Ci vuoi andare dentro sta trincia, sì o no? Io sono fermo. Oh, finalmente. Dunque, mi sono perso nel discorso, non so se l'ho già detto o non l'ho già detto, comunque se non l'ho detto ve lo ridico. Mi sono perso, mi sono dimenticato. Incredibile. No, guarda la cippatrice, che è successo? Che è successo? È volata per aria. Da dove cavolo è? È volata per aria. Voilà. Come per aria? Come per aria? Ma sì, non vedete che adesso è sopra... sopra i tronchi qua? Sopra i tronchi fissi, cioè... è saltata per aria la cipatrice. Io continuo a essere fermo con lo stair. Sì. Boh, ragazzi, niente... Oh. Boh, qua vedo uno che vola, vedo uno vola. Adesso è sparito, ma... Prima c'era anche Mark che volava. Ma penso che... mi sa che qua hanno incendiato il bosco e qualche albero bruciato era inquinato, c'era qualche sostanza strana e abbiamo tutte le allucinazioni. Ma... chi è che mi dà un cuccio? C'è qual quadra che non cosa. Noi ragazzi cerchiamo di sistemarci e vediamo se in 2 ore di gioco riusciamo a fare almeno un carro dissipato. Allora ragazzi, un carro l'abbiamo riempito, siamo rimasti in 3 che Mark è dovuto uscire.
serata particolarmente ricca di problematiche, di bug allucinanti, cicatrici che prendono il volo, tronche che prendono il volo, anche gli omini di farming ogni tanto prendono il volo. Cioè non so che... non so se è la patch 1.4, se è... non lo so. Perché effettivamente è la prima volta che andiamo a fare cippato con la patch 1.4, quindi... l'unica cosa che mi viene da pensare è che il problema sia proprio la patch. Poi... non lo so, forse per risolvere alcuni bug ne hanno creati degli altri. Comunque vabbè, andiamo avanti a fare quello che riusciamo, come possiamo. Nella peggiore delle ipotesi andrò avanti in single player un po' a cippare da solo per portare avanti poi i lavori, perché è un lavoro che comunque è da fare, perché fa parte del gioco, è una possibilità di arricchirsi non indifferente, quindi è un lavoro che voglio portare avanti. Però se dobbiamo giocare a questi livelli veramente non voglio neanche fare sclerare più di tanto tutto l'Iron Team. Comunque adesso va già meglio. Sì, abbiamo visto che giocando in 3 piuttosto che in 4 la situazione migliora un po'. Però non a livelli eccezionali, diciamo. Allora, il deposito delle patate è vuoto perché l'abbiamo venduto tutto nella scorsa puntata. Deposito compreso, abbiamo venduto anche quello. Allora, scarichiamo cippato. No, perché non ti piace, non vuoi che scarico. Eccolo qua, scarico sempre strano, ma va bene così. Allora, una cosa che volevo farvi vedere, visto che dietro le quinte siamo andati avanti ancora un po' a trebbiare quei campi ancora famosi che dovevamo finire di trebbiare, invece sono rimasti ancora lì. Abbiamo trebbiato un po' di frumento e come vedete siamo arrivati a 364.000 litri, mentre di cippato ne abbiamo adesso in magazzino 193.000 litri. Qualcosina c'è nel deposito della cippatrice ancora. Ancora qualcosa riusciremo a fare durante la serata, quindi insomma un po' di cippato ce lo togliamo. Siamo ragazzi un attimo giù di morale, perché quando veramente si gioca con tutte queste difficoltà non ti diverti neanche, no? C'è solo una rottura di scatole star lì ad aspettare che il trattore si sblocchi per riuscire a muoversi di un metro e riprendere la gara e via via così. Adesso sono concentrato. Ma magari tu sei concentrato anche per cercare di controllare il più possibile i lag. Io invece direi che sono più che concentrato, sono smaronato, che è diverso. Sì. Che comunque il gioco, per carità, allora devi essere un appassionato di agricoltura simulata, eccetera, eccetera. Però il gioco in sé non è male, comunque è un bel gioco. Però quando si gioca così diventa pesante, insomma. Allora. Frena. Vediamo se riesco a non far danni. Cioè io vedo il Deutz da una parte, un cardano lungo 100 metri e la raspatrice laggiù in fondo della casetta. Cioè, ecco, ora si è aggiornato. No, va tutto bene, dai, va tutto bene. Tutto nella norma. Tutto nella norma. Tutto nella norma. Tutto nella norma. Allora, finché io ero in giro, come siamo messi? Boh, che qua si va avanti, qua avete più o meno quasi spazzato via tutto, quindi vi taglio giù un alberello. I ceppi, ragazzi, li ho già tolti dietro le quinte, quindi anche quello l'abbiamo levato. Poi vediamo se la cippatrice si comporta ancora come prima. Prima vedevo la cippatrice tutta storta, tutta cartocciata su se stessa. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, adesso già un po' è storto adesso, però ci sono dei momenti in cui si vede molto di più. Che non si è capito se è tipo, non so, autolivellante o se erano questi vari bug che ci sono. Autodistruzione. Esatto. Ecco, adesso per esempio non riesco ad agguantare il tronco.
guardate che razza di bug, cioè c'è la collisio che mi spinge via la pinza. Frena. C'è? Dai. Dai. Chissà se ne riesco a prendere due. Dai. Chissà se riesco a prenderne uno io. forse così. No. 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 Un po' di qua. Oh, finalmente. Ci ho messo un'ora e mezza ma l'ho presa. Allora che sei? Vai. Ah, sei là. Sì, sto per arrivando. Sì. Ma io ce l'ho fatta, vedi? Due. Tac. Sì, tanto di prendi per strada. Ne ho perso uno. Te l'ho detto. Taglio sempre qua o mi avvicino un po' dai. Come vuole. Come vuoli lei? Oh, pirata della strada. Allora, primo taglio. Poi ho notato un'altra cosa che allora. Questi bug non so a che cosa sono dovuti, non lo so. Eccolo qua. Vedete che mi fa tutti i pezzi da un metro? Adesso perdo l'albero, sicuro. No. Robe allucinanti, ragazzi. Io non so più che cosa fare stasera. Allora, mettiamo giù la ponse. Gioco che va a scatti, lag continui, bug allucinanti. Vale. Si lagga. Si va alla grande, ragazzi. Si lagga alla grande. È troppo alto. È come la cippatrice arriva al fine del tronco, lagga a 1000. Beh, perché si stabilisce? Oh, che gentile il capo, vedi tutti i pezzi corti. Tutti sti maledetti bug che ho perso anche il tronco da meglio. Dalla ponse. Lo sbattiamo dentro dritto, vedi te. Prende dentro tutto. Porca miseria. Beh, detta così era brutto, No, guarda, lo taglia. Ma dai. Eh sì, cioè. Guarda che quando è troppo lungo fa male. Dipende dai punti di vista. Mamma mia. Ma dove vai? Ok, andiamo a tirarne su un altro. Lascialo lungo. Guarda che vola il tronco. Cioè, è una roba incredibile. Dai! Allora, tiriamo giù questo piccinin qua. Bam! Lì, apri. Si aspetti un attimo. Scusa. Oh! Ma non si vede una beata fava. Dai, apri la pinza. Guardate la ponse come è storta. Non so se riuscite a vederla, ma... No, ma è scappato. Sì, ma si vede che è tutta storta. Non ci ho mai fatto caso se è sempre stata così anche prima o se è proprio un problema che c'è adesso. Evviva la legna. Eh sì, la legna scalda. L'ho preso. Volte. L'hai preso? Hai preso? No. Fatto male? No, ho detto. Vai, acrobazia. No, niente. Aspetta che magari lo spingo un po' da sta parte. Mi avete riempito di nuovo il carro? Magari. Beh, oddio, non manca tanto, eh. E dai, muoviti. Allora, guarda, tiro giù un altro alberello e poi mi metto a fresare ceppi, perché sennò... Fermo! Allora... Vediamo se ce la faccio... Arrangiati moto. Guarda che maledetto. Brutto maledetto. Ma è una roba incredibile, cioè.
Oh. Ma dai! Ha iniziato a Comunque sti bug stasera sono talmente grossi che mi sembrano un po' come Bug Spencer, non so se vuoi. Però andare di prendere uno schiaffo di quelli suoi. Quello sì che è un lag. Sì. Ti teletrasporta anche direttamente sul lago. Uno schiaffo del genere. Tira uno schiaffo così e ti cippa direttamente. Ma quel tronco a mezza via qui, che cos'è? Allora, mettiamo giù questa, lasciamola qua in mezzo ai piedi. Acrobazie. Quei tronchi lì li avevo messi lì per caricarli sul carro, Ma va. Eh sì, infatti se vedi sono comodi per caricarli sul carro. Vabbè, ormai. Paziente. Evviva! Allora, mettiamo in moto qua. Però guarda, Massi e Ferguson come dondolo. Ecco, ho perso il tronco. Ma no, ce l'hai. No, ne avevo due. Però ho fatto una laggata e ne ho perso uno. Wow. Allora, dov'è che ho tagliato io? Sono andato a finire. Su di qua e basta. Allora, mettiamo in moto. Così facciamo piazza pulita man mano che andiamo avanti. Comunque in programma per la serata c'era di finire di disboscare tutto questo. Invece una beata farlo. Invece auguri. Ma tanti auguri. Dai. Ma chi ha fatto sto gioco qua deve essere proprio una testa di legno, perché ha fatto un lavoro veramente atroce. Ma guarda te. Ok. Vabbè ragazzi, andiamo avanti un altro po' per i fatti nostri, magari ci vediamo al pieno del prossimo carro. Boh ragazzi, andiamo a scaricare un altro carro, visto che siamo riusciti a riempirlo. Non sappiamo neanche noi bene come abbiamo fatto, ma si è riempito. Con tanta pazienza. Eh sì. Ok. Però aspetta, guarda, aspettare. C'è un altro. Qua la pazienza si sta trucciolando però. Ah, c'è quella punta lì. Vai. Boh. Ok. Vai, presa. Scarico. No, sì. No, no. Boh. Non ti piace scaricarlo, eccolo qua. Beh, gli do un cucciolo, dai. Stavolta l'ha preso giusto, lo scarico, ottimo. Almeno questo. Se arriva l'offerta di cippato è un bel botto di soldi, perché comunque 240.000 ci siamo. Però... il che non è assolutamente male. Non c'è maiale. Non c'è maiale. Solo porco. Solo porcelon. Vai. Comunque... bel battesimo di Lele, che dopo un bel po' di puntate che non entrava riesce a rientrare, e c'è un casino della Madonna tra lag sì, e no. Bug. Difatti ti ringrazio proprio, cioè... Prego, prego. Abbiamo sia dei lag Spencer che dei bug Spencer. Dai! Cosa c'hai? Cavolo è successo adesso? Non riesci a fartelo cippare? Giuro, tra poco prendo, butto dentro tronchi, cipatrice, tutto dentro sul laghetto. E che abbiamo anche una cipatrice di quelle comode, penso se avessimo... Vabbè, se avevamo quella originale sarebbe già dentro. Non l'avrei neanche comprata proprio.
sì, faccio la rasetta a Lele. Bravo, bravo. Mentre lui cerca disperatamente di appoggiare il tronco. Ma se non va neanche avanti, perché non vai avanti? C'era già un bel po' dissipato anche qua dentro, quindi lasciamolo lì. E boh ragazzi, volevo farvi vedere lo scarico di un nuovo carro. Adesso noi andiamo avanti con un po', vediamo cosa riusciamo a combinare nella serata. Allora ragazzi, siamo arrivati anche alla conclusione di questa puntata. Alla fine ci siamo rotti le scatole, il carro non l'abbiamo riempito, ma ne abbiamo fatto quanto 50-60%. Il resto dei tronchi lo andiamo a vendere direttamente così com'è. Abbiamo già portato il carro al punto vendita. Allora, scarichiamo pure il carro ai silos, che mi sembra che c'è qualcuno su, già, sì, perfetto. Sì. Siamo a 61%. 61%, sì. Ci siamo rotti, ragazzi, basta, poi anche tardi, è ora di chiudere. Allora, boh, quello che è fatto è fatto. Rivediamo un attimo a quanto arriviamo. 239 più... Oh, lo scarica dietro stavolta. Sì, e lo prende come gli gira. A volte scarica sul fianco, a volte scarica dietro. Quindi alla fine siamo arrivati a 269.000 litri di cippato. Che poi così schifo non fa. Ora corriamo un attimo saltellando da un mezzo all'altro su Deus, perfetto. Apriamo gli HUD così vediamo quanto guadagniamo e a quanti soldi arriviamo. Perfetto, siamo arrivati a 846.000 euro. Quindi qualche soldino l'abbiamo fatto. Ma buon ragazzi, io direi di chiudere tranquillamente qui la puntata. Ringraziando per iniziare Mark che è uscito, quindi non c'è più. Poi ringrazio anche Lele, che anzi gli do anche il bentornato finalmente. Grazie, grazie a te. Speriamo che duri. Speriamo. E ringraziamo anche l'assonnato Red Strike che, che lui in questi giorni fa il mattino, quindi al mattino alle 6 inizia a lavorare, alle 7 che ora inizi. Eccoli qua. 6. Alle 6 inizia a lavorare, fa la giornata, poi si fa il pomeriggio a casa a farsi gli affaracci suoi senza andare a fare il riposino. Poi alla sera gioca qua fino a mezzanotte l'una e poi alle 5 si rialza e vuole fare il figo, poi arriva il venerdì che è morto. No, non è vero. Vabbè ragazzi, ci salutiamo qui, ci rivediamo nella 45esima puntata. Ciao ciao. Ciao. Ciao, ciao.